Mobilità docenti, quali sono i vincoli previsti per l'anno scolastico 2023-2024? Ecco le tre tipologie. La prima è quella del vincolo triennale su scelta puntuale di scuola. In questo caso, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o di ruolo, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Tale vincolo opera anche all'interno dello stesso comune di titolarità stessa o diversa scuola di titolarità, per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o di ruolo, anche qualora sia stato espresso un codice sintetico. Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni dove previste, nel caso in cui l'1 settembre 2021 o l'1 settembre 2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dove si applica la precedenza. Ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1 settembre 2021 o l'1 settembre 2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa, e in ultimo caso se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico comune o distretto nel modulo domanda. La seconda tipologia è quella del vincolo triennale per i neoassunti dall'anno scolastico 2022-2023. Tali docenti possono presentare per l'anno scolastico 2023-2024 domanda con riserva, in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto, solo per quell'anno scolastico. In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata. In questo caso, tutti i docenti non immessi in ruolo dal concorso a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 non possono presentare domanda di trasferimento, passaggio di cattedra o ruolo provinciale e interprovinciale per 3 anni scolastici, incluso l'anno di prova. Per il Ministero sono compresi anche i neoassunti dalle graduatorie ad esaurimento. In questa tipologia il vincolo non si applica in 2 casi, in caso di sovrannumero o esubero e se beneficiari dell'articolo 33, commi 5 e 6 della legge 104/92, docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità, solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o di inserimento nelle GAE. L'ultima tipologia è quella del vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell'anno scolastico 2022-2023 un movimento in altra provincia, sia con l'espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico. In questo caso il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni dove previste, nel caso in cui abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dove si applica la precedenza.